Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Marco Pacchetti di Sony Italia e oggi andremo un po' a vedere quello che c'è all'interno del loro stand per quanto riguarda l'aspetto smartphone e andiamo a vedere anche in maniera più approfondita le nuove funzioni introdotte all'interno dei nuovi Sony, come per esempio il 3D Creator, che è stata una delle novità più acclamate all'interno di questa presentazione, dove ovviamente è presente anche l'aggiornamento ad Android O, anzi esce nativamente con Android O, esatto, e con uno Snapdragon 835, quindi una configurazione veramente eccellente. Sì, allora abbiamo, come già accennato, due prodotti in realtà potentissimi, sono due prodotti molto attesi sul mercato, sono XZ1 e XZ1 Compact, hanno entrambi le stesse caratteristiche, ma ovviamente in due formati, in due versioni differenti, quindi un 5,2 pollici piuttosto che un 4,6 pollici. Entrambi montano lo stesso processore, hanno le stesse identiche funzioni, che sono le funzioni che nascono dall'esperienza di XZ Premium, quindi avremo comunque l'opportunità di utilizzare questa potente fotocamera da 19 megapixel con il super slow motion e poi delle novità uniche che adesso magari vediamo insieme e proviamo, quella soprattutto della possibilità di fare una scansione molto facile e molto semplice in 3D. Ovviamente al giorno d'oggi, diciamo, se si cerca un telefono compatto ma che sia comunque un top di gamma e ai massimi livelli, sul mercato c'è ben poco. Sony è una di quelle possibilità che chi ama i telefoni compatti vuole avere assolutamente, perché comunque un 4,7 con Snapdragon 835 e Android 8.0 Oreo e una fotocamera ai massimi livelli che ci consente anche di realizzare uno slow motion a 960 frame per secondo, diciamo, è impossibile trovarlo, e questo Sony sembra rappresentarli veramente tutti. Beh, direi è unico, quindi unico prodotto, unico nel segmento e unico in questo momento a poter offrire tutte queste caratteristiche tutte insieme, quindi per chi cerca un prodotto non grande, potente, con tutti gli ultimi ritrovati tecnologici di Sony, Xperia Z1 Compact è sicuramente l'oggetto giusto. Eccoci qui allora, siamo entrati nel Creator 3D e vediamo un po' come funziona questa modalità. Ci sono quattro possibilità molto semplici di fare creazioni in 3D: il solo volto, la testa intera di una persona, un piatto, quindi una porzione di cibo, piuttosto che qualsiasi oggetto a forma libera. È molto semplice, basta solo attivare la funzione, quindi a questo punto passare alla scansione del dispositivo. Ma la proviamo insieme, magari la proviamo, esatto, con te. Esatto, perfetto. Abbiamo scansionato il mio volto, eccomi qui, la qualità è veramente eccellente, incredibile. Adesso possiamo eventualmente modificare, quindi decidere di sistemare eventuali anomalie che ci interessano, non ci servono. Abbiamo fatto solo il volto, potevamo ovviamente fare tutta la testa, avremmo visto a 360 gradi tutta la testa. Ci sono diverse opportunità di regolazione per quanto riguarda l'oggetto, in questo caso il volto che abbiamo ottimizzato. Possiamo ovviamente giocare con diverse forme, con diverse possibilità, e a questo punto diciamo che possiamo quindi salvare il nostro file, che è un file OBJ, quindi un file che possiamo condividere ovviamente anche su altre tipologie di piattaforme. Che cosa abbiamo fatto adesso? Abbiamo creato quindi il nostro volto e possiamo condividerlo ovviamente social network. L'idea, la possibilità di condividere qualcosa di divertente, di simpatico e di nuovo su applicazioni più dedicate alla condivisione di file normalmente 3D, piuttosto che condividere il file ovviamente con qualsiasi altro dispositivo, oppure impostarlo come sfondo del nostro schermo, del nostro dispositivo. Ci sono poi tante altre applicazioni, qui non l'abbiamo in questo telefono demo, quale per esempio l'opportunità di aggiungere il nostro volto a quella che è la realtà aumentata 3D di Sony all'interno dello smartphone. Quindi, come già in passato, chi conosce i nostri prodotti poteva giocare con dinosauri, piuttosto che pesci, piuttosto che animaletti creati virtualmente all'interno delle nostre fotografie, oggi potremo inserire il nostro volto, la nostra testa, il nostro oggetto all'interno di tutto questo. Ovviamente non manca la stampa 3D, una stampa 3D che porta ad alcuni siti online che già producono modelli in 3D, quindi potete stampare
il nostro oggetto piuttosto che il nostro viso, oppure ovviamente anche qui cercare applicazioni legate alla condivisione. Oggi l'abbiamo visto così in maniera molto veloce, però abbiamo capito innanzitutto quanto è facile, pochissimi secondi per ottenere un ottimo risultato, qualche secondo in più quando vado a cercare ancora un dettaglio migliore. La cosa la registrazione è semplicissima, è un algoritmo proprietario di Sony che permette, come vedete, di andare a catturare con un dettaglio assolutamente importante tutto quello che abbiamo inquadrato. Questa è la funzionalità 3D che è presente sia in XZ1 sia in XZ1 Compact, quindi come dicevamo entrambi i prodotti hanno la stessa funzionalità. Torniamo un attimino a vedere altre funzionalità particolari della fotocamera. Senza dubbio è il componente oggi più utilizzato, su cui Sony ha puntato comunque tantissimo. Nella modalità automatica superiore aggiungiamo una funzionalità molto molto importante, che è la possibilità di scatto a raffica fino a 10 fotogrammi al secondo, con l'opportunità di tenere a fuoco qualsiasi soggetto. Certo. Siamo arrivati a 50, se 61. Non è... 61. Sono 61 fotografie al massimo della risoluzione, quindi a 19 megapixel. La vera novità è che solo uno smartphone con queste caratteristiche è in grado di mettere a fuoco ogni singolo scatto, quindi abbiamo 61 fotografie tutte completamente a fuoco. Il soggetto è sempre stato mantenuto a fuoco in qualsiasi momento, dalla prima all'ultima fotografia. Abbiamo infatti la messa a fuoco in movimento, quindi è una grande novità, quindi ovviamente lo scatto a raffica già l'avevamo utilizzato, ma con la possibilità di messa a fuoco continua su ogni scatto è senza dubbio un'opportunità. Cioè, quindi Sony comunque si dimostra sempre disponibile, sempre pronta a innovare il suo comparto fotografico. Sì, grande attenzione alla fotocamera, è uno dei componenti oggi più utilizzati in uno smartphone, e Sony oggi può raccogliere tutta l'esperienza che da sempre ci caratterizza nel mondo delle reflex, piuttosto che nel mondo cybershot, piuttosto che nel mondo handicap. Altra particolarità che dicevamo è lo schermo, è un 5,2 pollici con HDR, quindi anche qui grande novità a livello tecnologico in questo display. Il tutto in un display, in un design compatto, robusto e resistente, con Gorilla Glass 5 nella parte frontale e questa struttura unibody in alluminio, quindi come vedete un solo pezzo, che garantisce robustezza e resistenza al dispositivo. Per quanto riguarda invece la disponibilità, abbiamo parlato per il mese di settembre, quindi sarà disponibile. Allora, i prodotti arriveranno ai primi giorni di ottobre, fine settembre, primi giorni di ottobre. Una cosa molto importante che voglio segnalare a tutti: a partire dai prossimi giorni, quindi diciamo così a chiusura IFA, sul mercato italiano ci sarà una promozione importantissima per questi prodotti. Preordinando Xperia XZ1 o Xperia XZ1 Compact, ogni consumatore riceverà a casa in omaggio una cuffia di altissima qualità, che adesso andremo a vedere insieme. Una cuffia del valore commerciale di quasi 300 euro, quindi è un'opportunità importante per chi vuole i nostri prodotti di poter imparare a scoprire anche la novità dell'audio AirS grazie a queste cuffie noise cancelling. Ok, abbiamo parlato di cuffie ed eccole qui con noi in questa splendida colorazione grigia a tema con lo smartphone. Sì, qui le vediamo insieme ai nostri dispositivi, ogni dispositivo ha una cuffia combinata di colore, le vedremo adesso velocemente insieme, qui vediamo questa combinazione colori, dicevamo comunque alluminio nella parte posteriore, quattro colorazioni, questo blu, questo silver, questo black e questo pink, che saranno comunque tutte disponibili anche in Italia. Anche sulla versione compact abbiamo quattro colorazioni molto belle che andiamo a vedere adesso insieme. Una piccola differenza per quanto riguarda l'attenzione costruttiva dei dispositivi, come dicevamo, è data dai materiali utilizzati. Andiamo a vederlo insieme nel Compact. Anche su Compact stesso discorso, colorazione, ad ogni telefono corrisponde più di una cuffia della stessa colorazione. Qui vediamo le cuffie che faranno parte della promozione, quindi del pre-order. Quattro colorazioni, dal pink al blu anche per questo dispositivo, tutte e quattro disponibili anche in Italia. Particolarità di questo prodotto, la superficie posteriore molto robusta, molto elegante, che garantisce anche al tatto un'ottima sensazione. Qui vediamo le cuffie con la stessa combinazione colori dello smartphone, qui sono insieme Xperia XZ1, stessa colorazione, stessa cuffia. Sono le cuffie che saranno presenti nel pre-order, sono delle cuffie Bluetooth AirS con noise cancelling, con l'opportunità di lavorare eventualmente anche col filo per poter mantenere un'ottima qualità. Qui lo vediamo nella stessa colorazione, queste cuffie hanno un valore commerciale di quasi 300 euro e saranno date gratuitamente a tutte le persone che nei prossimi giorni presenteranno il pre-order. Pre-order che sarà disponibile fino al 24 settembre per il mercato italiano, successivamente il prodotto arriverà in vendita tradizionalmente. Allora noi vogliamo ringraziare Marco per questo gradevole giro del booth di Sony
E per questa intervista è tutto ragazzi, un saluto da Leonardo e da Marco per gizblog.it.